da bere. No, da bere? Per cui si è portato una borsa. Che c'è? Uno che ha una borsa a portare cose da bere? Non lo so, Ma una no, borsa frigo, non so. sono tutte mie effette personali, ma non è che possa Non ti fidi a lasciarli alla mercé di chiunque. Con certa gente. Ma non dica così, siamo in un locale. Ma siamo in un locale, però è meglio non fidarsi. Ma poi è andato via lei, è andato via tu. Attenzione, non c'è nessun pericolo da sotto. Allora, attenzione. Facciamo le cose con ordine, dobbiamo cominciare le registrazioni. E dobbiamo chiedere al gentile pubblico di mettere il cellulare in modalità silenziosa, perché stiamo per o addirittura aereo, forse modalità aereo, anche come aereo, preferite voi, mamma perché mia. Stiamo per cominciare le registrazioni di Canzonando. Dico bene, roba ecco. Forte presente in collaborazione con Radio Flash. Sì, però Cucu. Io voglio di un po' fare... dimessi, così sembra che esatto. Siamo facciamo le cose facciamo fatte bene di... Allora, Radio Flash in collaborazione con Lo Bues l'intimo, ma non ce l'ho le mutande stasera. Quando la mutanda non è più un fatto privato, presentano infatti. E lì deve partire, presentano così. Dai, diamo anche con un caloroso applauso, perché sono qui Canzonando, un programma di media cultura. Media vuol dire media cultura, scusi, cioè media. Come lo vogliamo chiamare? Beh, alta cultura. Scuola media, cosa vuol dire media cultura? Alta cultura di non cultura, me la sento. Se di media cultura dico di cultura, non è che lo dice media. Cosa allora esiste fa? La bassa cultura, Mao, ma no, che esiste... qui è ben rappresentata da Lobue. Ma non dica così, adesso è notaio. Poi esiste una cultura alta che è rappresentata da Mattia e poi abbiamo qui... Questo mi fa piacere, grazie. ...degli ospiti. E poi abbiamo una cultura media che è la sua, Mao. Cosa vuole da me? Che fa media? Che io definisco. E allora facendo la media è media. Lei scusi, dove da che parte sta? Bassa. Sta in me. Meno male. No, so proprio. Però non è in mezzo. Io con lei siamo bassa cultura. No, però pensi per lei. Se fai la media diventa. Però perché hai interrotto la. Perché l'hai un attimo spaventato. Presenta. Canzonando, il contest. Allora, cari amici, benvenuti al secondo appuntamento di Canzonando. Che cos'è Canzonando se non cos'è? Una modalità per portare a casa del pane ma da parte nostra. Ma non deve fare così, piangere sempre. Perché noi mamma mia. Non sapevamo cosa fare tra un roba forte e un altro e ci siamo inventati Canzonando. No, che cos'è Canzonando? E prendere un po' in giro quelli che considerano la musica una gara. Ecco, la musica non è una gara, no. E allora noi facciamo una parodia di questi contest. Ecco, dove però contest con la T. Dove però il diciamo che la parte predominante è il pubblico, perché il pubblico è a stabilire chi tra i due contendenti porterà certo. A casa, è vero, diventerà la madamigella d'onore, come dire. diventerà il vincitore della serata. Allora, questa sera non sto io certo a parlare di chi saranno i protagonisti, perché abbiamo un grandissimo storico che verrà a parlare, ma sarò io invece a dirvi chi sono i protagonisti di questa puntata, a partire dalla mia sinistra, la voce e la chitarra, Mao! Sempre gli stessi praticamente. Alla mia destra, l'altro componente di quello che è il trio marciano. Indichiamo. Contributo RVM. Abbiamo trio marciano. C'è gente che è marciano, non marcioni, perché... Però era meglio marcioni. Trio marciano, vedi, trio marciano, questo è il nostro logo. Logo. Ecco, siamo un... Logo, sì.
un logo. Trio di musica socialista. Cosa vuol dire musica ma socialista? Ma cosa è? Non è vero. Per tu, un po' per tutti. Ah, da social. Lì, sì. Ah, per no, quello no. Peppone là dietro. Sì, c'è Peppone. Sì, dietro. Siamo un gruppo di musica socialista. E tra l'altro siamo anche sostenibili perché consumiamo poco. Basta che ci dai un panino, andiamo avanti tutta la sera. Non è una bella maniera di presentare una cosa, no, cioè, infatti, una cosa no, però messa, è onesta, scusa, qui inquiniamo però... anche poco, lo bue viene sempre col 18, con... cosa viene col 4? Ma cosa c'entra? Va bene, per dire ma che... cosa c'entra? Cerchiamo abbiamo... di finire anche ecco, in fretta. Che io sennò... poi non io vengo col pulma perché mi piace camminare. L'unica cosa, facciamo un po' di combustione, perché io qui con questo giro di finta pelle... A proposito, cosa sei messo stasera? Non è la serata. Ma cosa vogliamo fare, Bruce Springsteen? No, perché ci sono degli ospiti un po' sì, ma poteva mettersi qualcos'altro con la posta di quella roba di plastica, cosa c'ha addosso? Questa è pelle vera, non ho parlato, quale pelle? Cretino, ma la smetti, se fai così questo nitrisce ancora. Ma stai scherzando? Forse non abbiamo presentato. Aspetti, stavo andando. No, perché critica, sta sempre a criticare. Ma sì, perché si veste male, si vede. Lo vorrebbe lui quel giro. Questo è puro cavallino. Quando lo porta passo dalle parti di Vinova non capisce più un cazzo. Vuole uscire dalla macchina, vuole uscire. Mi fa fuori un secchio di fieno. Ma se scherzando, mi fa fuori un secchio di fieno. Chiaro, ogni sera. E la biada gliela dà anche le carrube. Gli dà. Sì. Altro protagonista è il nostro notaio Savino Lobue. Facciamo un applauso. Sì, si alza, grazie. Almeno, Lobue, si grazie. Abbia un minimo di notaio. Prima di iniziare, grazie. Lobue, alcuni hanno chiesto: ma lei è veramente notaio? E come no? Certo. Di famiglia, cioè lei è una famiglia. Allora. Da parte di papà no, però cosa siete cacciatori, bracconieri? Bracconieri. Tassista, faceva tassista. Invece da parte di mamma sì. Cioè. Ah, allora la mamma perché si è messa mamma col tassì, si vede che chiamava bene. Ma lasci perdere, ma senta, ma stiamo parlando bene, di cosa? Ma fammi dire, ma lei è sempre così volgare, deve essere. Ma cosa dica, no, ci piace, ma che non si ci piace. Una cosa un po' sporca. Io stavo raccontando proprio del mio casato, perché la mamma si è laureata a Padova perché arriva di là. E allora io per tradizione di famiglia mi sono anch'io laureato a Padova. Sì, ecco, Padova, lei, come si dice, padovani grandottori. È vero, è vero, è vero, è vero. Quindi il notaio è l'unico, il graduatore, e poi mi sono informato, ho preso nota. Perché lei ha studiato. Certo, il notaio, guardi qua, guardi, carta canta qui. Abbiamo 179 collegi, se vuole che glieli dico tutti. No, no, semmai diciamo, possiamo sparmarle in 179 puntate. Se loro magari! Se loro vogliono venire. Ma cos'è, un programma per imparare? No, è solo per spiegare che sono qualificato. Lui è il notaio ed è l'unico sopra partes. Che sarà scritto all'album sarebbe sopra partes che è una località sto appena sopra partes. Quanto non mi piace quando mi richiama. Ma non è richiamo, ma scusi, e lei non si faccia richiamare. È un programma radiofonico, magari guardandola cioè, qualcuno può intuire che insomma però il cavallino è caldo. Ma se lo apre almeno, lo tenga aperto. Ma cos'è? No, perché pure che glielo ruba. Ma chi se lo prende? Pure che scappa da solo. Ma quello di Kevin Klein? Cos'è? Cosa ma il giornale che io ogni mese che prendo. Cos'è? Ma un lotta comunista per far capire anche da che parte stiamo. Ma lotta comunista, che tra l'altro è un giornale, guardate, bellissimo, guarda la carta che ha lotta comunista. No, guarda che con 10 numeri ti puoi fare veramente una parete in cartongesso. Cosa c'è? Non sanno ma neanche dove cazzo smaltirli. Lotta no, no, non va con... nella carta. Cioè, un euro, Ma è pieno di. Non c'è neanche una foto. Cos'è? No, un giornale. Un giornale. Ecco, guardate, solo per far capire l'attualità. Pechino dibatte la sua proiezione imperialista.
per far capire. È importante, Ma adesso cosa c'entra? C'entra per far vedere Mao di dove arriviamo. Appunto, non lo faccia vedere, che gliene frega la gente da dove arriviamo, scusi. Va bene, allora. La lotta comunista. A cosa serve questa sera il pubblico? C'è il notaio che sta a verificare, è vero, chi vince e chi perde. E come verrà eletta la canzone? Vuole spiegarlo lei, Mattia, chi vince? Tramite il solito sistema dell'applausometro. Ecco, che Mao ha brevettato. Ma tanti è l'applausometro di Mao, fa, sì, due l'avevamo fatto, sì, da Giancarlo l'abbiamo fatto. Da Giancarlo. Abbiamo fatto attenzione di non mettere nel centro della sala la gente con le mani più grosse, perché non vale. La prima puntata è andata male, c'era infatti uno con due mani veramente. Sembrava Gianni Morandi. Due vassoi che batteva e faceva vincere solo lui, ecco, allora. Abbiamo cercato di mettere delle signorine, sì, delle poi persone. Non è importante, abbiamo detto che prendiamo in giro i contest, non è una cosa, sì, però poi dopo io mi ci crediamo, io poi ci durante, credo poi, sì, alla, ci credo male, alla gara. Va bene, abbiamo presentato il trio Marciano, avremo un ospite speciale questa sera, e allora prima di introdurre questa bellissima presenza, ma soprattutto bravissima presenza, io direi vai con la sigla dell'ospite. One, two, 1, 2, 3, 4. E in batter, pam 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 pam. Vabbè, ma adesso lei doveva dire il nome dell'ospite, cosa tengo, gli frega la gente. Ma ho capito che ci tengo, dobbiamo presentare. Ma io pensavo dovesse parlare, dire la cosa. Chi presentiamo? Bea Zanin! Eccola qua! Bea Zanin, la chitarra grossa. Il famoso chitarrone. Ma cosa dici, chitarra grossa? Che brava, ha scelto la chitarra grossa, signore. Allora, Bea non ha il microfono, è una bravissima e bellissima, ecco, esecutrice, ma noi quello che interessa è che suoni bene. È chiaro. Quello che interessa è che suoni bene. Ecco, tra l'altro dobbiamo anche sapere cosa suona. Adesso il violoncello, questa chitarra grossa, sembra uno strumento barocco. Ma questo è il violoncello? Certo, cos'è? Scusi. Ecco, gli hanno mai chiesto, andando in giro, che cosa porta dietro la schiena? Perché l'ho vista arrivare con quella custodia. Ecco. No, non faccia casini con i microfoni. No, però gli hanno mai chiesto. Ma non si senta Seimandi che deve fare l'intervista. Sì, Maurizio, certo, Seimandi. E cosa gli hanno chiesto? Mi hanno detto, è un chitarrone, è un clavicembalo, un contrabbasso. No. Si chiama? Violoncello. No, per far capire, perché anche questa non è che gente che scusa, questo non sa un cazzo, non sa che c'entra. Ma io le ricordo che è un programma radiofonico. Sì, comunque è radiofonico. Qualcuno ci sta ascoltando. Invece lei lo sapeva, lei, no? Scusi, Poi cosa attacca le maglie sulle non è un appendiabile, ma cos'è? Per terra, sta rappresentando un po' anche il mio periodo sessuale, questa... Questa va bene, era una battuta stupida. Allora abbiamo una bravissima interprete e noi vorremmo spiegare prima chi sono i due artisti che saranno... Presentarli. Lo spieghi anche tu, giusto? Presentarli. Guarda, diciamo, io volevo partire un po' lontano. Presente giusto. Il cantante Adamo. Adamo. Certo. Cioè, Adamo era un cantante... Tu dici non alla lontana. Adamo. Belga. Adamo, sì. Ah, no, lei dice Adamo. Ah, è molto alla lontana. Vabbè, adesso non la prendiamo. No, è il fidanzato di Eva. No, no, quello Eva, cantava sì. con Eva, mi sembra. Certo, me la ricordo. Vabbè. No, no, Adamo era un cantante che poi ha conosciuto una bravissima cantante, figlia di due attori famosi, che era Romina Power. E avevano fatto ma quello è Albano. Aspetta. Che c'entra Adamo? Albano. Aspetta, Albano. Non era Adamo. Ma quello. Che Adamo? Adamo e Romina. Adamo e Romina. Adamo ed Eva. Se non era Albano ed Eva. Allora mi sono perso qualcosa. Allora io direi a questo punto, per non fare delle figure bambine, di far entrare lo storico. Vabbè, certo. E tra poco entra lo storico. Mao, vai con la sigla dello storico. Eccolo qua, Giorgio Olmotti. Olmotti, Giorgio Olmotti. Giorgio Olmotti. Mettici tre T. Come è corretto? Con la H, Olmohi.
Olmoti. È un vero problema questo, perché tutti mi mettono due T da quando ero piccolo. Ma lui non te ne mette due, lui è convinto di mettertene una. Una, io ho detto Olmoti. L'amministratore di condominio mi ha messo Olmoti con due T. Giusto. E lui è amministratore. Va bene, Giorgio Olmoti, chi è Giorgio Olmoti? Olmoti ha scritto tanti libri sulla Grecia, su Enea, soprattutto su Enea. L'Iliade. Ho fatto l'Iliade, l'Odissea, l'Odissea, ha scritto tante cose sugli Etruschi, non è uno storico, gli Epiri, ecco, non studia. Sugli Epiri soprattutto, sì. Epiro è un po' il mio punto di riferimento. E poi i Daci, ecco. E poi, Daci, per far capire che ne so di storia, sono laureato. E poi anche, diciamo, uno storico della musica, è vero Olmoti? Sì, ma quello un po' di meno, più di meno. Sugli Epiri. Ecco, e noi abbiamo scelto questa sera, per farli, diciamo, gareggiare, un complesso che arrivano dall'Inghilterra, che si chiamano Depeche Mode. Sì. No, senza S, Depeche Mode. I Mods. Non sono Mods. Depeche non sono Mods. Mod. E diamo a correggermi sempre, faccia finta di niente, no? Loro non se ne sono accorti, se no ridevano, mi prendevano alla berlina. Va bene, Depeche Mode senza la S, e l'altro è Nicola Di Bari. Di Baris. Sì, Di Baris. Di Baris. Perché abbiamo scelto questi due, diciamo, interpreti? Questo è interessante, sì. Perché oggettivamente i Depeche Mode sono un po' il Nicola Di Bari inglese, cioè, sì. No, sembra stupido, ma in realtà c'è un filo rosso che lega. C'è un filo rosso. Nicola Di Bari e Depeche Mode, adesso devo trovarlo, però poi dopo ve lo... Sì. Intanto Nicola Di Bari, che si chiama Michele Scommeglia. Scommeglia, con due M, un po' come lei, con due T. Michele Scommeglia, che devoto a San Nicola di Bari, questo è vero, cioè proprio strano. Sceglie di chiamarsi Nicola di Bari perché è devoto, cioè, sì, come tu ti chiami, non lo so, Francesco d'Assisi, cioè proprio come, ecco, nome d'arte, sì. Lui sceglie proprio di fare questa cosa qui, cioè, e Maometto, infatti, anche lui ha scelto. Scusa. Ma cosa si è fatto contagiare adesso? È devoto, è uno storico, uno storico della canzone. Vabbè, allora Mao, qui hanno sempre ragione, bene, solo, sì, lo storico e il notaio, certo, sì, perché siamo qualificati, e sostanzialmente Nicola Di Bari nasce a Zapponeta, che sì, è un posto, è un non luogo, cioè un posto, perché è nella cintura di Manfredonia, nell'Interland è proprio, sì, è un paese agricolo, un paese, lui arriva, fa la solita storia del boom economico, arriva a Milano, fa il muratore, fa il cameriere. E le note biografiche dicono, e mentre lavorava nel cantiere come apprendista muratore, tutti gli altri muratori gli dicevano, tu devi cantare, devi cantare. Per cui in qualche modo è stato scoperto dal capocantiere, da quello della betoniera. Cioè, interessante. Dopodiché, vabbè, poi inizia a cantare nei locali. Sapeva. Anche lo Bue faceva il piastrellista e tutti dicevano, lei deve fare il notaio. Dica, che quella è sua madre. No, infatti. Infatti, qua, sì, perché i Depeche Mode, quindi lui fa tutto questo racconto, della memoria agricola, questo è il padre, la contadina, voi per tutto il tempo lo vedrete anche nelle canzoni, lui continua a raccontare un'Italia che è un'Italia che in realtà sta facendo i conti con la produzione, con la fabbrica, con i ritmi serrati della fabbrica, con la cancellazione dell'identità, quella del paese. Come perché arrivano tutti bene, alla... come parla bene, ma ho capito, ma sì, ma fai due scorreggi sotto il... Arrivano tutti alla città e perdono il santo patrono del paese, il cibo del paese, la lingua del paese, diventa quella roba lì che poi è Torino. Voi siete il risultato agghiacciante di quella cosa lì, però state tranquilli. Esatto, noi non sappiamo lo però chi l'ha dovuto subire, perde quasi un'identità. Voi piemontesi non vi siete quasi resi conto? Quale mia voi? Mamma quale sì. Voi? Mia mamma un po' sì, perché mia mamma era della Ossola, sì, mia mamma era, sì, era alcuni nostri. Era della Val Varaita. No, della Ossola, era una grossolana mia madre. e lei... non sì, aveva perso un po' quell'identità che invece papà ha sempre tenuto. Perché cioè che lui era delle Murge, mi sembra, no? Sì. Smettila. I Depeche Mode arrivano da un altro non luogo, ed esattamente come sì, Nicola Di Bari, aiutatemi perché io devo trovare qualcosa che unisse. No, ma ci stai dentro. Basilton è il paese da cui arriva. È un non paese davvero, nel senso, un paese fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale, è una città con 200.000 abitanti
che però era nell'Interland, era a 40 km da Londra ed era anche quello un centro agricolo, erano in realtà 4 o 5 centri agricoli che diventano solo recentemente una città, al punto che negli anni 80 fanno la prima stazione, negli anni 90 la regina Elisabetta va a festeggiare 50 anni di Basildon 10 anni fa. Quindi Depeche Mode da poco nascono in una città, perché loro nascono, che nasce insieme a loro, per cui sono anche loro in un non luogo, e cercano a Londra, cercano in qualche modo, e lì devono intercettare loro come possono e lui come può i linguaggi dell'epoca e farli propri. Sono riusciti? Sì, fondamentalmente sì. Poi non lo so nelle interpretazioni di Maometto. Va bene, però metà è anche mia. Va bene, allora io vorrei fare un grande applauso a Giorgio Olmotto. Ha detto delle cose serie. Perché ha detto delle cose serie, ma l'ha detto in un modo che a me piace, con un spigliato, con un savoir-faire, con una disinvoltura tipica. Entriamo nel vivo però. Allora entriamo nel vivo, abbiamo capito che questi due interpreti sono due praticamente barotti di merda e andiamo a interpretare il primo, però prima di farlo c'è... Infatti dobbiamo decidere con quale artista cominciare. Sì, allora c'è il sorteggio. C'è il sorteggio, sì. Quello classico, facciamo la monetina. Facciamo la monetina. Lei è un notaio, mi dia la moneta. La devi certificare. Certo. Ma adesso sta cosa non potrà fare bene, la moneta. No, ma un centesimo mi ha dato. Ma cosa ti devo dare? 100 euro? Allora, uso la mia. Ma qui non c'è né testa né croce, come facciamo? Allora testa. Testa? E Nicole Di Bari. Niccolino. Sì, cos'è venuto? Testa. Iniziamo con ma cos'è sta roba che fa? Poteva farlo un po' meglio, dovevamo farlo, facevamo un po' più ridere, l'ha fatta male. Poi lo rifacciamo. Va bene, allora io direi di incominciare con Nicole Di Bari. Sentite, perché poi dovrete votare. Vabbè, dottore, ma Nicole Di Bari c'è qualcosa che ha, vuole, visto che ha già scelto, che vuole, c'è un pezzo in particolare. Sì, io direi di iniziare con un pezzo dove lei è un pezzo che mi ricorda papà mio, che è mancato tanti anni fa, che ero piccolino io, e lei era un ragazzino, e lei deve farlo con una certa... sentimento, con certa dolcezza, perché lo richiede la canzone stessa. Anche più piano. Le prime parole lo richiedono, quindi. Vabbè, se lo richiedono. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, soltanto lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta è la mano. La chitarra che l'ora di darle tutto la bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o per donare, che amarla come un altro non può fare. Scende la sera per noi, la notte odora di fieno,
Io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore. La gente sogna a quest'ora. Suona chitarra che dura. Dura. Trio Marciano, Bea Zanin, bravissima. Va bene, allora ricordatevi la suggestione di questo brano, ricordatela, perché è un bellissimo brano. Io ogni volta che lo suono mi commuovo, anche lei vedevo lo bue. Cosa sta facendo? La settimana enigmistica. Ma io le avevo detto, ma parli al microfono deficiente. Ho detto che mi manca solo una parola, la finisco, allora. A sei lettere, allora inizia con la L e finisce con la E, la domanda è: possono essere commestibili o tempestose? C'è un coglione, quelle che fa sempre sua mamma, le cime. Le cime, ci sta. Ma non ridete. Io che mi ero commosso, papà. Allora. Ma perché così lo finisco, almeno sono a posto. Va bene. Comunque, cari amici, ricordate questa suggestione, perché adesso rispondiamo con una canzone dei Depeche Mode. Sì. Quale canzone è? È una canzone che si intitola Enjoy the Silence. Ah, ecco. Che è un po' la risposta. Abbiamo lo storico. Sì, sono per due chi conosce l'inglese. Esatto. Sì, sono due canzoni che recuperano la dimensione intima. In qualche modo, cioè, chiedono all'interlocutore di avere un registro voci bass. Un po' quel tono che teniamo sempre, cioè questo tono tipico di questo palco. Cioè, tono piemontese. Molto piemontese. Un po' basso. Sì, un po' basso. Cerchiamo di vogliamo basso, manteniamo in qualche modo, e in questo sussurro, in qualche modo, in questo silenzio, recuperiamo una parte intima, una parte molto emotiva, molto forte, un motore emotivo molto forte. Io non so se riesco con... No, lei parla bene. Continuerò a fare questi agganci Depeche Mode, Nicola Di Bari. Ma io lo spero, sì, perché è bravissimo. Abbiamo fatto io l'altra volta con Frido leggeva Wikipedia, sembrava una cosa invece così con cellulare in mano. Oltre ad essere storico è psicologo, è psichiatra, c'è qualche scemo, faccio qua, anche massaggiatore tra la se alla fine della serata, però gradita fotografia, io faccio anche i massaggi, fa anche i massaggi. Ma già ce l'ho bue, è vero, sì, è vero, scusa. Va bene, io vi riporterei. Io vado sempre Andrei un po' nella sfida, che poi perdiamo se no la suggestione. Perdiamo la suggestione. Ma lo vedo un po' in ombra, però, cioè lo vedo poco. Cioè, non è c'è lui che vuole. Ecco, ma c'è una luce, non ha una luce. Sì, ce l'ho. L'accenda. Ah, vabbè, la metto.
È perché così, è vero, ha ragione. Sfruttiamo degli effetti speciali. Delle cose. Ma no, il cero da morto, no. Quella la settimana scorsa. Va bene, ma così si abitua ad averlo di ma fronte. No. Tienilo, così fa luce, che si abitua. Hai voglia quanto lo devi tenere, così almeno ti fai già... Ma almeno due fiori me li porta poi. Ma dai, io, ma stai scherzando, stai scherzando. Poi è giusto perché il notaio è lapidario. E infatti, almeno così. Adesso, non si mette a sbaciucchiare, non si mette a sbaciucchiare. Va bene, per dire, certo. Ma che sei, fratello. Se non me ne vado prima io. Sì. Va bene, ritorniamo un po' all'essenza tutto, di questa sì, canzone. Ma se la può togliere la giacca di plastica, tutto sudato. No, ormai non se la può più togliere, ormai è andata. Si è appiccicata. Lei si è appiccicata come Dave Gunn, quindi, sì, no? Come, sì. Nicola, come Dave Gunn. Ah, perché sotto c'è però... No, Dave Gunn metteva sempre in giro, però senza maglia. Non fate casino in piccionaia. Come Dave Gunn. Bene. Facciamo un brano. Va bene per il prossimo brano. Lei è vestito in maniera adatta. Sì, ma sta prendendo tempo, lo si ricorda il pezzo. No, in ah, partiamo, siamo già arrivati a quest'ora. Ma scusi, devo dare tempo io, io. Se vuole lo do io. Canta lei. Due fuori. Like violence, break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh my little girl, oh I have a moment, oh I have a minute here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do. Are spoken to be broken, feeling are intense, words are trivial, pleasure remains, so does the pain, words are meaningless, unforgettable, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they Va bene, non saltatevi che adesso... Adesso sì, invece è il momento in cui
Applaudiamo. Certo, esatto. adesso è arrivato il momento, capito, della votazione. Ecco, guardi il pubblico. Cioè, esatto, guardiamo il pubblico. Sapete perfettamente che non potete applaudire per tutti e due gli artisti. Questo chiaro, non è mai stato detto proprio con precisione. È la regola, cioè uno applaude solo per un artista, non per tutti e due. O se no non fatevi vedere. Se no facciamo pace, è come l'altra volta che facciamo 50-50. Va bene, allora proviamo. È vero, chi allora, applaude per uno deve farlo forte. Specialmente per il No, lei non può però... Infatti, non volevo dirlo. Non volevo influenzare nessuno. Allora dica 1, 2, 3... 1, 2, 3. Aspetti, prima per chi votiamo? Per Nicola Di Bari. Che canzone? Che canzone era? Non sa proprio un caso. Allora, per. La prima cosa bella. No, la chitarra suona più piano. Chitarra suona più piano. Allora, votiamo Nicola Di Bari con Chitarra suona più piano. Via! Sì, ma no. Abbiamo registrato. E adesso ecco, tra l'altro vuol dire che lei ha fatto un corso anche per registrare gli applausi. Certo, no, ho la l'antenna nascosta. Non si vede, però c'è. C'è. Lui ce l'ha messa qua su davanti. È va tipo bene. L'airbag. Va bene. Poi notare, qual era l'altro brano invece? L'altro... è quello che era, ha detto che era la paesana di Nicola Di Bari, ha detto va bene, ma almeno storico. Il gruppo come il si gruppo, chiama? Il gruppo con la S finiva, mi sembra, no? Depeche Mode. Depeche Mode, i pesci fritti. Ma che pesci? Ah no, non è pesci fritti. Ma lasci, Depeche Mode. Depeche Mode. Depeche Mode. Oh, vabbè, votiamo per... Enjoy the silence. Votiamo, insomma. Votiamo per Depeche Mode. Davanti. Però il notaio è Di Bari, no, secondo me Colino ha avuto più applausi. Ma il notaio non è imparziale, cioè come l'ha presentata la è imparziale, cioè, io ho registrato, c'ho la registrazione. Ma, sì, vabbè, no, ma lei deve essere però onesta, se si è messo d'accordo con... Vabbè, segniamo allora... che la prima vince Di Bari. Anche secondo me la prima vince Di Bari. Dai, dopo l'altro si vedrà. Ma come così? Un notaio sembra. Ma no, vabbè, nel senso che avrà la chance dopo. Ci sono giustamente. Allora non facciamo irritare il pubblico. Vabbè, adesso non cominciamo. Non facciamo irritare il pubblico che ha già pagato, perché qui non è come l'autostrada che esci quando paghi quando esci. Qui pagano prima. Ma comunque 1-0 per Nicola Di Bari. Va bene? Siamo tutti d'accordo, sì. Ma come siamo tutti d'accordo? Sono d'accordo anche loro. In fondo sì. In fondo, e dopo vediamo come va a finire dopo. Va bene, allora andiamo avanti con il nostro... Il secondo pezzo. Il nostro contest. Io risponderei con un'altra canzone che si chiama Ho preso la chitarra. Beh, l'abbiamo fatta. No, era chitarra no, suona più sempre diciamo che... Allora sto drink, scusa, è colpa mia. Se lei non è attento, se lei non si è preparato, che dovrebbe essere la cultura alta lui, no? Sì, vabbè, questo è tutto uguale però. Io da che gli ho detto cultura. Scusa. Se sti giovani grazie lo bue. Questi giovani lei suona sempre tanto pop, rock and roll, sì, poi trascura. Su questi che sono i classici, certo. Ho preso la chitarra. Questa è una canzone bellissima di Nicola Di Bari che se abbiamo voglia possiamo iniziare a interpretare. Va bene, poi dopo magari faremo raccontare. Dica. No, come mai abbiamo di quella volta due che canzoni. Ho preso la chitarra. Poi ci sarà dopo, va bene. Sì, sì. Appunto. Aspetti, no, perché deve sempre dare contro allo storico? No, non volevo dare. Guarda, anzi, che poi se lui non viene più, torna Freedom con Wikipedia. No, non si mai. Lo dico. Comunque, io non c'ero presente questo pezzo. Ho preso la chitarra, se devo dirlo. Però, sì, perché facciamola. Si intitola la prima cosa bella. Vedi che c'era anche questo. Va bene, sottotitolo: Ho preso la chitarra. Sottotitolo. È come la gallina cocodè. Ho preso la chitarra e suono per te il
tempo di imparare, non lo e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto nella vita è il tuo sorriso giovane e zeto. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. L'ho preso una chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Mi canta il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, chiedo di più. Dale. Questa voce. Grazie. Abbiamo dato anche quella suspense. Guardi, dottore, da internet ci chiedono intanto, ce la sentiamo questa quando voce. Andiamo, quelli che ci guardano in streaming ci chiedono quando è che andiamo in Sardegna, poi d'estate andiamo a trovare volentieri. Poi Roy Donofrio dice che è un pezzone quello che ha appena cantato. Grazie Roy. Ma di dove chiamano, della Sardegna? Ma non chiamano Donofrio da nessuna parte, è su Facebook, stiamo andando in streaming, non è ancora, non è Portobello quella chiamata, cioè. Vogliamo rispondere? Passamela che riparlo. Ma sì, come no, le do un gettone, così va in cabina a chiamarlo. Vuole andare a vendere un paio di lotte comuniste? Se no vi vengo a cagare il cazzo la domenica mattina, ve lo dico. Va bene. Cosa ride? Chi c'è? Va bene, perché c'è gente simpatica. Va bene, io vorrei chiedere a Giorgio Olmotti. Giorgio, secondo te quale canzone dei Depeche Mode potrebbe, come dire, adattarsi a questo canto che abbiamo eseguito? È una bellissima domanda. Questa canzone, questo canto. No, ma perché io voglio, canto, voglio sì, essere un po' anche essere poeta. Voglio essere un po' al suo livello. Allora sì. Al suo questo livello che va bene. Al suo livello. Sì, beh, questa è una canzone che in qualche modo fa il punto sulla quotidianità, sui picchi dell'esistenza, cioè tu c'hai una vita normale, però in quella vita normale ti accadono delle cose alte, particolari, che ti rimangono. La prima cosa bella che ho avuto nella vita era il tuo sorriso. E
di conseguenza è qualcosa che mi rimane iconico, si dice, è qualcosa che mi resta per tutta la vita. Dillo, come si dice? Iconico, mi sono rotto iconici. Cioè, quando sarai vecchio poi romperai i coglioni ai nipoti dicendo la cosa più bella della mia vita era il sorriso, quella cosa che ecco. Sai, sei andato in guerra, lo racconti, sei sì. andato. E quindi lui c'ha questa icona del sorriso, no? Per cui prende la chitarra. Tra l'altro lui è in qualche modo l'antesignano di tutta la scena punk, perché sì. dice io non so suonare la chitarra ma voglio esprimermi. Nicola Di Bari dice io... È vero. Sì. Così come i Depeche Mode sono i metabolizzatori di quella scena lì, perché tra l'altro è forse il pezzo più rock, il pezzo più con la vena più... è Personal Jesus, perché... c'è, racconta, dicono di averlo scritto dopo aver letto il libro di Priscilla Presley, la moglie di Presley di Elvis, che racconta la vita con Elvis, e si sono resi conto che in qualche modo Elvis era una figura, al di là della dimensione mistica, era una figura iconica nella vita di questa persona. Evidentemente questa persona riusciva a fare tutta una serie di un po' come la Isoardi con Salvini, cioè sì. tutti i suoi gesti in qualche modo dipendevano da questa figura fortemente carismatica di Elvis. E quindi ognuno di noi può aspirare a un Gesù personale che non è necessariamente spirituale, una figura di riferimento, no? Io ho Gianduia, per esempio, Gianduia la maschera. Va bene. Da quando hai detto Salvini, comunque la gente ma perché Olmotti è anche, diciamo, parla complicato, ma si fa capire anche i ciucci. Vabbè, ma cosa c'entra? Ma che... è un vantaggio questo, perché ha parlato della rivoluzione punk a fine anni 70, dove anche chi non sapeva suonare pensava che si potesse fare, la gente ha capito, Salvini con le Isoardi. Non mi convince tanto quella figura del Jesus... Personal Jesus. Una sorta di aprire un po', no? No, nel senso che poi quando... è discriminante, perché per avere un personal Jesus devi avere evidentemente dei soldi, devi pagartelo. Ecco. È una cosa che costa. Cioè costa un po'. Sì. E certo. Poi quando stai male cosa fai? Preghi Elvis? Beh, io a questo proposito però la risposta ce l'ho in tasca. Allora vede che ce l'ho. Io in tasca, come tutti, ho un santino, ma il mio santino è Elvis in... Vero. Ma è veramente questa è vero. Preparata. Ma non era preparata. Cioè... Ma Cinicia, lo sa tua moglie, io ce l'ho anche addosso. Ragazzi, discreto. Lo bue ce l'ha. Fatto una cosa. Padre mio. E lui c'ha il cero da morte. L'Elvis di Lobue cambia dimensione a seconda delle situazioni. Mi piace tanto. Guarda, è bravissimo. Anche lei. Solo quando è uscito il portafoglio dalla tasca, è uscito un po' di polvere. Ma perché Freedom, Freedom me l'aveva detto, vai, poi dopo ne parliamo. Poi ne parliamo. Vabbè. Allora mi è parso di capire che la canzone più adatta è il Personal Jesus. Mi è venuto in mente. Forse. Va bene, si può fare. Ce l'abbiamo. Certissima, bravissimo. Giorgio Olmotti. Sì, okay. Giorgio Olmotti, bravissimo. Anche per noi, per incoraggiamento. Sì. 1, 2, 3, 4. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Thank you.
touch fame. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone who cares. Your own personal. Someone to hear your prayer, someone who's there. Feeling unknown and you roll alone. Flesh and bone by the telephone. Lift the dead receiver. You know I'm a forgiver. Reach out, touch faith. Reach out and touch your own personal. Trio Marciano featuring Bea Zanin. Vabbè, stasera stiamo dando anche tante soddisfazioni. Beh, dai. Certo, perché no, lei ha sempre questo fare. Ho visto che erano molto contenti. Vabbè. Ha sempre questo fare dissacrante. Ma no, no, ho detto la verità, visto che erano felici. Danno solo il fastidio i due in piccionaia. Ma le lasci stare. Ma perché ce l'ha sempre con qualcuno. Ma no, poi danno fastidio. Non a sono chi danno fastidio? Non sono attenti. Ma come? Ma sono, non è vero, sono attenti. Li vorrei vedere più attenti, sono giovani. Mica sono militari che devono stare sugli attenti. Va bene, ma non è un rimprovere, perché è un pubblico giovane, bisogna coltivarlo. Vabbè. Come fa a dire un pubblico giovane? Ma adesso siamo arrivati alla dobbiamo votare. Va bene, ma anche lei non si impaziente. È incazzoso stasera. Ma quando o facciamo le cose per bene o non le facciamo. Da quando è notaio è cambiato, sì. È cambiato. Vorrei vedere. Beh, ma avete dato questo titolo, me lo voglio guadagnare tutto. Ecco, vogliamo dire che lei è proprio, io voglio ribadire solo un concetto, lei è proprio famiglia di notai. Proprio di famiglia. Perché una bella famiglia. Esatto. Di, anche perché se lei fosse stato, che ne so, figlio di piastrellisti, la chiamavo per fare il cesso a casa. Infatti, no? Averlo il cesso, però forse sarebbe stato meglio. Non per fare questo. Cioè, va bene, allora qual è il suo compito? Il compito è che adesso questo gentile pubblico dovrà votare per uno o per l'altro artista. Con quale canzone? Con quale canzone? Allora, la prima canzone è quella di Nicola Di Bari. Che ma quale? Ma se lo ricordano tanto. Ma no, ma lo dica lei. Ma non se ne può segnare con la matita, le spezzerei le dita. Devo fare la parola crociata. Vabbè, ma notaio, anche se era la seconda, era la... La prima cosa bella. Votiamo per la prima cosa bella di Nicola Di Bari. Via con l'applauso. Robusto. Ma abbastanza qui, robusto. E invece adesso votiamo per i pesci, come si chiamano i pesci fritti? Depeche Mode, Personal Jesus. Quello di Gesù.
quella. Avanti con l'applauso. Mi sembra che non c'è storia. Ha vinto quest'ultimo. Applauso. Lei è furbo, sa sempre come. Ha vinto l'ultimo applauso. Perciò Nicola Di Bari ha perso. Allora siamo 1-1. Siamo 1-1. Tenga a mente. Siamo ho qui assegnato tutto. Adesso andiamo avanti con. Siamo costretti gli ultimi bella. Due pezzi. Come gli ultimi due pezzi? La bella. Si fa 3-3. Però io due. Prima si può accomodare. Sì. Grazie. Perché poi diventi tutto rosso. No, ma fa caldo. Me la posso togliere la giacca? No. Allora, adesso faccio una domanda retorica. Tanto conosco la risposta. C'è qualche notaio in sala? Dite la verità. Purtroppo no, perché di solito almeno c'è. Un avvocato, un collega, ma avvocate ci sono. Attenzione, che lo faccia attenzione a quello che dice. Allora, vedi, il signore che è avvocato, guardi com'è composto, non è che perché siamo all'ultimo pezzo si è tolto il maglione, è rimasto composto. Vabbè, ma io qui non sa che gioco io addosso. Ma che cazzo lo dici? Cioè, il puledrino qua. Vabbè, quindi, ma prima di andare a chiudere, a risolvere, io volevo chiedere al bravissimo storico, il dottor Olmotti, ma lei di questa esperienza, è alla prima puntata, perché la scorsa... E non viene più, ha detto. Ma la smetto, devi sempre buttare tutto a... a pernacchio con le fesserie. Ecco, di questa esperienza lei verrebbe mai di scrivere un libro? No. Mi piace anche la sua schiettezza, questo mi piace molto. Cioè, se mi pagano sì. no però così distinto no. Io conosco degli editori che sono brave. Però non credo che cacciano fuori. Se pagano i rubli siamo rovinati. O in Rebaudengo. Ecco. No, volevo dire, cosa si aspetta adesso lei che ha ben la visione della gara, del contest, per chiudere in bellezza? Quale tematiche, secondo lei, questi artisti potrebbero andare a incontrare, a parare? Beh, l'abbiamo affrontato così col sorriso, ma in realtà non abbiamo preparato niente, per cui io adesso devo fare mente locale sulle tematiche. Però sostanzialmente il presente, perché uno storico si riferisce sempre al passato, il presente è cronaca, non è storia. Però effettivamente le tematiche che in qualche modo possono riguardarci sono tematiche in cui ci confrontiamo con l'alterità, con l'altro. Tematiche di inclusione, di esclusione, qualcosa che ha a che fare col presente. E secondo me... Il cuore è uno zingaro, per esempio, che zingaro già scritto allora, già non si può, come c'era quell'altro che cantava Voglio l'angioletto negro, ora non si potrebbe non si più potrebbe dire. Più, è vero. Ora si dovrebbe dire il cuore è un rom, che già le rime diventano, però scandalo. Non si può più fare il disco, il cuore è uno zingaro, si può fare il CD-ROM con il disco, il cuore è uno Vi chiedo scusa. Però anche lei fa lo spiritoso. Sì, no, è una cosa scientifica su cui questa stiamo dibattendo bella, nella comunità degli storici come me. Ecco, come era visto, però vede, una volta lo zingaro non era quello zingaro, il cuore non è che era zingaro perché rubava il rame. No, era ne rubava poco, quello dei pacemaker, che i primi erano... Perché era zingaro in questa canzone? Perché lo zingaro nell'accezione quella primigenia, ma io a forza di parlare così mi verrà un ictus e cadrò a terra. Ma lei è... parla benissimo, io sto imparando... Da storico, stai segnando, l'uomo, invece di stare come un cazzone col microfono. Scrivi che il cuore lo zingaro, scrivi. Le parole che... i suggerimenti dello storico. Poi le usiamo quando facciamo gli spettacoli in giro no. Prego, Olmotti. Sì, è l'uomo senza una patria, senza una terra, è la polide, è colui che non ha una terra di riferimento e quindi di conseguenza si riadatta a ogni tipo di all'esperienza del viaggio. È quello che cammina, è il camminante, quello che sa via. Lo zingaro. Il cuore è uno zingaro. Ma tra l'altro, guardate, quella canzone il cuore non resta quella canzone lì, tra l'altro, è una canzone
è quello che già in epoca medievale, ricorderete Ciullo d'Alcamo, Rosa Fresca Olentissima, dove c'è il certamen. Gli avvocati se lo ricordano. Sono maschio e femmina che si contendono, fanno, c'è questo scontro, certamen appunto, lo sapete, lo certamen. Scontro. E sostanzialmente è in due parti. La prima parte c'è lei che gli dice, mentre stanno lì così, dice, senti, sai che hai il cuore uno zingaro. Poi la rincontra e quando la rincontra, lui che pure soffre, però minchia fa il bullo, perché le, arriva... Questo è nel linguaggio della comunità scientifica, minchia fa il bullo, diciamo. Perché lei arriva e dice, senti, passiamo una serata insieme, dopo che gli aveva detto che colpa ne ho, lui era rimasto lì così. E lui, pur soffrendo, bravo, dice, no, guarda, che colpa ne ho, e se ne va. Se ne va. Con questa canzone velenosa e gliela lascia lì così. E quindi c'è. Meravigliosa. Questa esegesi che lei ha fatto. Lo so. È meravigliosa, perché lei è entrato proprio nel cuore del pezzo. Lei non l'aveva capito questo brano, ma... No, perché iniziava a dire le zingare, è più farfallone. Poi, esatto, farfallone. Pensavo hanno rubato la vespa, cagano nel letto quando vedono. Ma no, non ho mai pensato. Fanno la cacca nel letto, rubano il cuore. Non è vero. No. Anzi, no, pensavo al cuore nomade. Adesso non mi mette in bocca cosa che non ho detto proprio. Ma perché? È vero, questo fanno queste cose. Ma poi chi, io avrei dovuto dirla sta cosa. Pensando. Sì, io volevi dirla. Di là nei camerini l'ha ripetuto mille volte. Meno male che ci sei te, Giorgio. Sì, non lo so. Va bene. Ecco, e allora proprio per chiudere, perché poi io lascerei diciamo il pubblico protagonista e la musica, perché interpreteremo, attenzione, che uno scontro un testa a testa. Ecco, adesso. I Depeche Mode hanno in qualche modo scritto qualcosa? Certo, sì, c'è una canzone che mi viene in mente, io spero che voi ce l'abbiate, che sia in qualche modo nelle vostre però corde. Può non anticiparla? No. E come facciamo a capire cosa? Cioè, ce la può anticipare appena finiamo questa... Telepaticamente. Sì, va bene. Però c'è. Quindi noi speriamo di averla scritta, ma perché... Scritta proprio. Se c'è la troviamo, dottore, se c'è noi le sappiamo tutte. Va bene, quindi partiamo però con Nicola. Cioè, sì. Allora io andrei a sai che c'è quel frisè. Allora andremo a chiudere con l'ultima interpretazione di Nicola Di Bari, ormai l'avrete capito perché l'indicazione ce l'ha data lo storico, con questo classico di Colino, che il cuore è uno zincano. Potremmo iniziarla un po' frizzantina, come la vogliamo? Sì, certo. Tipo una Beguin, se vogliamo iniziarlo con una specie di Beguin. Come vuole lei, dottore. Non so, come vuole anche lei. Beguin è un tempo. Cioè, l'importante è che la iniziamo, però. Soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando. Se il cuore lo zingaro e va, catene non ha, il cuore lo zingaro e va, e che troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé. Si fermerà, chissà. Mm-hmm.
sera rideva, certo, rideva, mi strinse, lo sapevo che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stanotte, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore lo zingare va, giocato l'asso di bastoni qui. È aggiunto un finale un po' latino rispetto l'asso di bastoni. E va bene, io arrivo da quel monto lì, arrivo. Ma certo. Arrivo un po', sono un ragazzo folk. Dal mondo gitano. Dal mondo gitano. Ma guarda, devo essere sincero, quello di alloggi, ma non so. No. Nel senso, arrivo musicalmente da quella scuola, ho studiato. Più nella ferrovia ha studiato più quelle, quelle ritmiche, sì, più latino. Però tu sei uno stronzo a dire le cose della nostra infanzia. Ma è vero cosa? Che suonavi nella ferrovia. Ma no, ho fatto delle cose. Ma no, no, era suonava il circolo dei ferrovie. Già. Va bene, io prima di chiudere con Nicoli Bai ritornerei su Giorgio Olmotti. Che non vedeva l'ora. Sì, Giorgio Olmotti ha pensato durante questa una notazione di servizio. Sì. Alla fine io rimarrò, farò così, si è sfondata la poltroncina. Ah. Ma ha fatto l'effetto cesso dell'autogrill. Sono ma
sono bloccato. Sono... Cioè, si è sfondata la poltroncina. Sì, ha ceduto. Ma mica devo pagare. Non lo so, ma ho detto mettere avanti pagare, qualcosa. No. Ma guardi, dottore, se ci fanno l'augurio, dice lo sa più a Sanremo tutta la vita, quindi magari se poi va a Sanremo... Ma davvero? Ma chi è? Passami. Ma non è una telefonata, Claudio Baglioni. È lo streaming che ci scrivono sulla pagina Facebook. Ma è come si chiama questa signorina? Antonio, non è una signorina, è Antonio Tedesco. Tutti maschi. Ma glielo dica che va agosto a Sanremo lei. Ma cosa fa? Come si chiama? Antonio? Tedesco. Antonio Tedesco, guarda, mi piace che... Quindi da l'estero, tutta Europa. Mi piace questo... Questa cosa qua che riusciamo a andare anche al di fuori. No, guardi, non è tedesco. Come no? Nel senso che è... Lei ha detto, è Antonio tedesco. L'ha detto lei, non è che mi invento io. Scusi Olmotti, l'uomo del tempo, perché c'è sempre questa diatriba. No, ma lei siccome poi da questo lei ha dedotto che qualcuno ci ascoltasse dalla Germania, le sto semplicemente dicendo che Antonio tedesco. Ecco. Non è che ci ascolta. Va bene, è vero. Ed è da Bari. Allora infatti... tedesco di dov'è? Ma, bene, meno male che c'è il signore che è intelligente. Vabbè, scusate, prendetemi un caffè insieme magari. Vabbè. Cosa fai in ferie? Andiamo insieme, io sono solo. Allora prendo una farinata come fa di solito. Va bene, allora ringraziamo. Di dove ha scritto di quale Germania? Offenheim. Adesso poi ce lo scrivo. Di quale Germania? Ringraziamo Antonio e tutti quelli che scrivono. Secondo me c'è ancora Germania Ovest, Germania Est. Sono tanti che scrivono. Tanti, sì, sì. C'è tanti che ascoltano, tanti che scrivono, tanti qui stasera. Dille, Antonio, venite anche qua. Ma sei tedesco? Scusi, come fa? Ma ci sono gli aerei. Allora io tornerei con Giorgio. Giorgio, lei, oltre a sfondare le sedie, ha pensato nel frattempo... A quale pezzo? No, ma poi mi dovete tirar su. Cioè, dei robusti si fermino. Poi si porta la sedia a casa almeno, scusi. Almeno è contento. Dottor ma perché Romotti, quella è la sedia dove si siede sempre lo bue. L'ho cambiata stasera però. Lo so, sì. Però gli ha dato la sfondata. Gliel'ho data a lui perché lo sapevo che... Malissimo. Va bene, dai, tanto poi qui prendi un bel cachet. Non ti nel senso che c'è un antidolorifico. Va bene, sì, io andrei ci ho pensato. Quale può essere la canzone di risposta? Allora, se parlavamo della dimensione di questo nomadismo dell'anima, lo zingaro è il cuore che lo zingaro, per cui evidentemente non è che il cuore prende, apre il petto e se ne va per i cazzi, cioè, è evidentemente una dimensione appunto dell'anima, è una metafora, questa idea dell'anima vagante. È qualcosa che nella tradizione anglosassone è fortissima, pensiamo all'America di On the Road, pensiamo il movimento e legare al movimento, quindi il sentimento è qualcosa, questo andare, questo conquistare, no? Anche gli inglesi sono stati grandissimi colonizzatori, no? E beh, rispetto a questa cosa, io credo che questa... I Depeche Mode sono i figli di Nicola Di Bari, evidentemente che c'è... Si vede, ma io avevo questo sospetto. Non l'hanno mai negato del resto. Cioè, non ho mai sentito che nessuno dei Depeche Mode dire noi non siamo i figli di Nicola Di Bari. Quindi chi tace acconsente. Questo... Perfetto, è acuto. Guardi, io non so perché lei è mancato alla prima puntata. Perché mi pagavano dove stavo quella volta lì. Ci sta. Però detto questo... Ho pensato, fra le varie, nel repertorio c'è una canzone che secondo me ha quel palpito lì. Abbiamo detto che non so, pensate a Human Will di John Mellencamp, no, la canzone cioè in cui l'uomo diventa ruota, diventa macchina, ingranaggio, movimento, pistone, olio, movimento appunto. E allora Behind the Wheel, è quest'uomo sulle ruote, quest'uomo dietro le ruote, questo... Cazzo, non sapevo cosa dire, ragazzi. No, ma sai, sei bravissimo. Volante, hai trovato... sei io vi chiedo scusa. No. Bravissimo. Sono miei amici da tanti anni, dovevo fare qualcosa. È bravissimo. No, ma scusi, ma è poi si sta smentendo. Non si ricorda al telefono, perché poi lui riesce a parlare soltanto sui social ormai. Si mette... Allora, sui social mi dice: ma come no? È perfetta questa canzone, il cuore lo zingolo, tu non lo comandi, e allora dovete fare Behind the Wheel, dietro il volante. Perché... No, ma non le sapevo le canzoni, le ho pensate adesso. Abbiamo detto che dobbiamo dire così. Ma anche lei, Mao, uccidiamoci. Mi dica che cazzo c'entra questa, perché ha detto questa cosa? Stavamo andando bene, tanto bene.
sta chattando col tedesco. Detto prima, scusi, l'abbiamo detto prima. C'era anche una logica dietro questa cosa. No, è vero. No, ma non si dice. No, non si dice più una cosa logica. Vai a vedere se vendi qualche lotto comunista, tu, dai. Va bene. Allora, a questo punto, ecco, a questo punto credo di aver capito Beyond the Wind. One the Wind. One the Wind. Segni che poi devi dire. Segnato, quello del vino. Sì. Tu vuoi del vino? Ma no, wine. Ah, no, wine. Dove ha messo il microfono in tasca il botti? Ma sono bloccato. Lo so. Mi muovo come una tartaruga. È anche simpatico il modo. Va bene, allora ritorniamo. Ecco, concentratevi perché ci giochiamo tutto con questo brano. Avete sentito? Nicola Di Bari. Andiamo con il pezzo. No, andiamo col pezzo di Depeche Mode. Ti dico solo questo. You want, I don't care tonight. I am the fate, I am myself.
Scusi, siamo giunti... Savino, scusami, prima veramente fammi ringraziare e ricordare la grande ospite musicale Bea Zanin al violoncello, che ha dato a questi pezzi veramente un sapore particolare. Sì, è meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. E poi il trio Marciano, Mao, chitarra e voce. Bravissimo Mattia Martino, basso elettrico e voce. E va bene, il dottor Lo Sapio. Il dottor Lo Sapio, caon, voce e fonti storiografiche. Ricerca iconografica. E come non ringraziare, dica signorina. Eri stato interessante. È una fan. E quindi voleva subito dire. Cosa ha detto? Bravi. Stava dicendo George. No. Eravamo talmente bravi che se n'è andata. No. Va bene, comunque, volevamo. È stata una meraviglia, una scoperta. Vabbè, io ho lavorato tanti anni con lui, però questa è veramente la sua parte. Giorgio Olmotti. Ma Savino Lobue, lei è l'ultimo. Siamo arrivati alla conclusione. Siamo arrivati alla conclusione, ma non dimentichiamo i suoni bellissimi di Bruno Ferreira, certo. Il tecnico del suono, della parte invece streaming, computer e RVM, e Sergio Olivatto. Danilo Samà, che abbiamo sempre detto. Danilo Samà. La simpatia e la professionalità dei ragazzi dell'Offi, le officine ferroviarie, che sono sempre molto gentili e sempre bravissimi e ci ospitano. E lei che è l'istituzione del programma. Infatti. Perciò è fino adesso che parla, non lo so, dobbiamo concludere. Si faccia presentare bene il notaio, dottor Savino Lobue. Aspettate, perché devo dire il cognome tutto, Savino Lobue della Fondazione Rebaudengo. Grazie. Cioè della fondazione nel cognome. Nella buca, Lobue della fondazione. Vabbè, ma non dobbiamo dire tutto, sennò poi ho la coda a casa di gente che della fondazione Rebaudengo. Senza fondazione, basta, andiamo avanti. Votiamo. Allora, avete ascoltato il pezzo di Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro. Preparatissimo. E perciò adesso vi tocca votare. Votate. Ottimo, dicevo. Vabbè. Buono. È buono perché poi... hanno anche apprezzato l'arrangiamento. Anche l'arrangiamento gli era piaciuto. Che non deve in realtà però infatti, fuorviare. Soprattutto. Sì, non però lei ha giocato l'asso di bastoni nell'arrangiamento. Vabbè. E quale altro brano abbiamo? E poi dopo abbiamo il brano dei... Come si chiama? Andiamo male. Ma perché non lo sai? Depeche Mode. Ma che non mi piace. Depeche Mode. Dica. Dei pesci morti. E quale brano? E come si intitolava? Quello dei copertoni, cos'era? Behind the Wind. Behind the Wind. Allora, votiamo per questi qua, va. Dai. Ma lei non è È lampante. A me sembra.
anche secondo me, perciò e allora vince Colino. Grande applauso per Colino, ma lo dica bene. Allora, la seconda puntata è stata vinta dal signor Nicola di Bari, di Zapponeta. Di dov'è? Zapponeta. Di Zapponeta. Grande applauso. Beh, un grande applauso, un grande applauso. Va bene? Va bene, però lei deve dare una maggiore enfasi. Ma adesso studio bene, vedrà che la prossima volta. Studi. Va bene, allora noi vi diamo l'appuntamento con Roba Forte il prossimo giovedì, quello classico. Mentre il canzonando, che inizia a piacere non solo a noi, ma anche a voi, perché. Infatti, guarda come tremano. Oggi vi ho visto divertiti e anche piaciuti, sempre insieme al dottor Olmotti. Purtroppo non ci sarà Beazzanim, noi la vorremmo avere se. Allora ci sarà, allora ci deve essere. Allora deve tornare. Non deve lo dire tornare. A me, non lo dire a me. Non lo dire a me, che forse tra 15 giorni c'è questo profumo di rosa, questa bellezza, forse tra 15 giorni mi danno robo qua di fianco. Figurati. Va bene, per dire, comunque salutiamo la Bea, ci sarà chiaramente il nostro storico Giorgio Olmotti, incastrato nella sedia, e vogliamo anticipare quelli che saranno, per mettere un po' di piccantezza. Come facciamo ad anticipare? Beh, ci sono vari rumors su quali potrebbero essere. Non si sa. Sicuramente i ricchi e poveri. No, io... ricchi e poveri. Non io ho sentito... adesso diciamo tutte le cose che faremo. Ho sentito aleggiare un George Michael. Beh, addirittura. Ho sentito un George Michael. Contro? No, non vi dico contro chi, però ho sentito altri nomi, tipo un Rino Gaetano, sentite. Questo non fa ridere. Ma non c'è storia proprio. Ho sentito aleggiare un certo Prince. Beh, hai sentito aleggiare? Devi chiamare qualcuno. David Bowie. Ma contro, dammi degli... No, li sto dicendo alla rinfusa. Sì, prima o poi arrivano. Alla rinfusa li sto dicendo. Ho sentito parlare di Alunni del Sole. Ah, anche di Ron, non mi ricordo. E gli Squallor no? Quindi vi invitiamo a rimanere. Ci sono tutte queste puntate comunque. A rimanere sempre con le orecchie tese, e vi aspettiamo tra 15 giorni con Canzonando. Mao, sigla. In levare.
grazie.